Posso fare una domanda, Moreno? Che questa è una cosa molto interessante che hai detto, perché avviene non solo per la Ineos, ma avviene anche per altre strutture, no? O come Quickstep è uguale, perché anche Quickstep si parla di diversità, di preparazione. Ecco, dov'è la differenza? Perché tu hai detto quando arriverai lì migliorerai di sicuro? Perché ci sono delle preparazioni diverse, c'è cioè un'attenzione particolare sui materiali. Cosa c'è di differenza da una squadra all'altra? Ma allora, riguardo al discorso mio sulla cronometro, era principalmente centrato sui materiali. La mia previsione, insomma, non ci si mette tanto a capire che le bici della Ineos, per non fare nomi, insomma, sono soprattutto sulla cronometro, diciamo, se non le migliori, tra le migliori, e immaginavo che questa cosa avrebbe fatto molta differenza. Poi quello che fa la differenza è un po' tutto, nel senso che l'altro giorno parlavo con Formolo per capire, no? Quello che realmente fa la differenza in una squadra come la sua, che in questo momento i ritiri, che in questo momento sta dominando la stagione, e lui mi diceva che praticamente c'è una gestione maniacale sulla dieta, nel senso che loro hanno un dietologo che praticamente ogni giorno, in base ai watt che fanno di allenamento, calcola le calorie e gli dice esattamente quanto mangiare, proprio quanti grammi di pasta, di riso mangiare. E questa cosa poi nel lungo fa la differenza. Comunque in questi ultimi anni è cambiato un sacco la preparazione, ma me ne rendo conto da quando ho smesso io, che sono 3 anni fa. Cioè, anche i ritiri in altura, cioè la possibilità di andare, cioè avendo più possibilità anche economiche, riescono a fare anche più ritiri rispetto a altre squadre, per esempio. Sì, però quelli ne facciamo un sacco anche noi, sia in Cannondale che in Astana, che in Liquigas facciamo un sacco di ritiri in altura. Quello che ho visto cambiare principalmente è proprio la gestione dell'allenamento e della dieta. Gli anni in cui ho corso io, secondo me, c'è stata una ricerca del peso un po' maniacale nella maniera sbagliata, nel senso che ho visto un sacco di corridori finirsi facendo diete senza carboidrati, che andavano a sfinire i corridori, si facevano questi allenamenti low carb, quindi mangiando solo proteine, e praticamente facevi degli allenamenti a bassi regimi, che servivano appunto per allenare diciamo l'utilizzo dei grassi al posto di quelli dei carboidrati. Però hai visto un sacco di corridori finirsi. Invece quello che sto sentendo da tutti i corridori attualmente è che si è un po' perso quella tipologia di preparazione, di alimentazione, a favore proprio del mangiare tanto, cioè si mangiano un sacco di carboidrati e ci si allena a gas aperto, cioè ci si allena molto più forte a livello di watt medi di allenamento, senza fare troppe ore, però giusto? No, non troppe ore. In realtà venendo Van Der Poel, che veramente è un caso eclatante, sta facendo anche pochi lavori, cioè, sta facendo le ore giuste, ma senza fare, cioè, un amatore praticamente, secondo me attualmente fa più lavori di quello che ha fatto Van Der Poel. Ed è incredibile, perché è arrivato alla Sanremo senza gare, subito in forma. Però vabbè, lui secondo me è col motore che ha, può permettersi di fare qualsiasi cosa e non... Però in realtà me lo diceva anche Formolo, che più o meno sta interpretando alla stessa maniera gli allenamenti, nel senso, mi ha detto, non si fanno più una marea di lavori come prima, ma si fanno allenamenti a wattaggi alti, nel senso che vanno via a 300 watt tutto il giorno, più o meno come in gara, facendo, sì, come hai detto tu, neanche troppe ore, però mangiando tanto, capito? Proprio la differenza secondo me è quella, che non si esaspera più quell'alimentazione limitata per dimagrire, si mangia tanto carboidrati, un sacco sia in gara
che prima e ci si allena forte, simulando poi la corsa alla fine. E infatti, Magro, questa forse è la cosa più interessante sulla quale abbiamo riflettuto spesso anche io e te. Cioè, adesso è chiaro che il ritmo gara in alcuni frangenti è importante, magari forse se devi preparare soprattutto un grande giro, subentra anche la tenuta sulle 3 settimane, però se fai un bel allenamento tu puoi già arrivare pronto alle corse. Sì,